L'esperimento del tubo di Kunt è abbastanza complicato, soprattutto da un punto di vista teorico, concettuale. Il tubo di Kunt è un tubo di vetro, di plastica, è indifferente, pieno d'aria, aperto a entrambe le estremità. All'ingresso del tubo di Kunt si posiziona un altoparlante che invia attraverso il generatore di segnali elettrici, delle onde armoniche, sonore armoniche. Qua vediamo l'altoparlante collegato al generatore di funzioni e l'oscilloscopio che mostra l'onda armonica sinusoidale. Dentro al tubo di Kunt, cioè dove è l'aria, qui all'interno, può scorrere un microfono che servirà per misurare le posizioni dei massimi e dei minimi di pressione dell'aria. Anche qua si vede il microfono all'interno del tubo. Qui, grazie alle potenti tecnologie moderne, abbiamo fatto una fotografia alla lavagna e ai disegni fatti con i gessetti colorati. L'esperimento si può fare in due modalità, con il tubo aperto aperto, cioè aperto a entrambe le estremità, oppure con il tubo aperto chiuso, aperto da una parte e chiuso dall'altra. Si potrebbe fare anche con il tubo chiuso chiuso, è molto più difficile da realizzare perché l'altoparlante non si sa come posizionarlo per far entrare dentro al tubo le onde sonore. Comunque la modalità chiuso chiuso sarebbe molto simile alla modalità aperto aperto. Cominciamo con la modalità aperto-aperto e vediamo che cosa succede all'aria dentro il tubo. Questo è l'altoparlante che invia quest'onda armonica sonora all'interno del tubo. Quest'onda armonica poi si riflette all'estremità del tubo anche se il tubo è aperto. Si può dimostrare infatti che accade questo. E quindi la sovrapposizione dell'onda progressiva con l'onda riflessa, regressiva, dà luogo all'onda stazionaria. Però attenzione, non tutte le frequenze che uno invia attraverso l'altoparlante diventano onde stazionarie, soltanto un insieme discreto di frequenze diventeranno onde stazionarie, lo vediamo meglio dopo. È un po' la stessa cosa che succedeva con una corda tesa. Infatti abbiamo visto che non tutte le frequenze sono capaci di risuonare all'interno del tubo e di diventare onde stazionarie, ma soltanto un set discreto di frequenze, e vuol dire la frequenza fondamentale e le sue multiple. In queste quattro figure è rappresentata l'oscillazione dell'antinodo che si trova esattamente al centro del tubo, nel caso in cui l'altoparlante mandi la frequenza giusta per il primo modo normale di oscillazione, cioè l'armonica fondamentale. Noi sappiamo che se fosse una corda di chitarra, infatti, la sua oscillazione sarebbe rappresentata da questa curva di colore rosso. Quindi la corda andrebbe in alto, poi si appiattirebbe, poi in basso, poi si appiattirebbe ed è passato a questo punto un intero periodo di oscillazione. Dopo la quarta immagine si ritorna su alla prima e ricomincia l'oscillazione. Quindi queste quattro immagini rappresenterebbero, nel caso di una corda, un'oscillazione completa divisa in un quarto di periodo l'una dall'altra, come è indicato qui, tempo uguale a zero, un quarto di periodo, mezzo periodo, tre quarti di periodo, dopodiché si ricomincia con l'oscillazione. In realtà questa non è una corda di chitarra, ma è una colonna d'aria. Allora quello che succede è che all'istante iniziale, t uguale a 0, le molecole d'aria si spostano impercettibilmente verso il centro, dagli estremi verso il centro, perché sappiamo che le onde sonore sono onde longitudinali. Quindi non è come una corda che la corda oscilla trasversalmente, ma qui le molecole d'aria si addensano verso il centro e al centro creano un aumento di pressione. Quindi la curva rossa rappresenta la sovrappressione che si crea nel centro. Dopo un quarto di periodo le molecole d'aria ritornano tutte quante nelle loro posizioni d'equilibrio. Dopo un altro quarto di periodo le molecole d'aria invece si allargano verso l'esterno, lasciando nella zona centrale una zona d'aria rarefatta e perciò c'è questa curva rossa che rappresenta la sottopressione rispetto alla pressione atmosferica media, che poi è questo il valore della pressione atmosferica media. Dopo un altro quarto di periodo la pressione ritorna a essere quella atmosferica. Dunque le sovra e le sottopressioni nel centro del tubo sono date dall'addensamento delle particelle d'aria e, mezzo periodo dopo, dall'allargamento delle particelle d'aria dal centro. Questa curva gialla infatti rappresenta lo spostamento delle molecole d'aria rispetto alla loro posizione d'equilibrio naturale. Per esempio, la particella che sta qui si è spostata un po' verso l'interno
verso destra, ecco perché la curva è sopra, diciamo, per valori positivi, mentre invece le particelle che stanno nella metà destra del tubo si sono spostate a sinistra, ecco perché la curva ha valori negativi, sono gli spostamenti a sinistra. Dopo mezzo periodo succede esattamente il rovescio, perché le particelle che si spostano a sinistra sono quelle a sinistra del tubo, invece le particelle che si spostano a destra sono quelle alla destra del tubo. Comunque, a noi non interessa particolarmente lo spostamento delle particelle, perché tanto il microfono che corre dentro al tubo, che noi possiamo spostare e piazzare all'interno, non misura lo spostamento delle particelle, ma misura invece le variazioni di pressione. Quindi a noi quello che interessa veramente sono le curve queste colorate in rosso, quindi le sovra e le sottopressioni dell'aria. L'ultima figura fa notare semplicemente che gli antinodi di pressione, cioè i punti dove la pressione oscilla al massimo, in questo caso è il punto centrale, indicato con una M rossa, e questa sarebbe simbolicamente, queste due frecce rosse sarebbero la sovrappressione e la sottopressione che si alternano in questo punto centrale. Dicevamo, laddove c'è la variazione di sovra e sottopressione dell'aria, invece le particelle stanno ferme, perché le uniche particelle del tubo, particelle d'aria, che non si muovono sono quelle al centro, che invece vengono compresse dalle particelle intorno a loro, ecco perché si crea la sovrappressione, oppure vengono in qualche modo lasciate allargare dalle particelle intorno a loro, che appunto se ne vanno, determinando la sottopressione. Quindi, dove c'è la massima oscillazione di pressione, le particelle stanno ferme. Viceversa, dove ci sono i nodi di pressione, perché vediamo questa curva rossa, qui la pressione rimane sempre la pressione atmosferica all'estremità, come anche all'altra estremità, la pressione rimane sempre la pressione atmosferica. Infatti è disegnato con un pallino rosso che non varia, che non vibra. Ecco, laddove ci sono i nodi di pressione e la pressione non varia, rimane la pressione atmosferica, ci sono invece gli spostamenti più consistenti delle particelle d'aria. Infatti vediamo che all'estremità le particelle prima entrano si spostano verso l'interno del tubo, poi sempre all'estremità si spostano verso l'esterno. Quindi dove le particelle possono muoversi all'estremità del tubo, lì la pressione non cambia e rimane la pressione atmosferica. Sembra una cosa strana, ma dove le particelle si possono muovere non si addensano e non si comprimono, non si schiacciano tra loro, quindi la pressione rimane atmosferica. Dove le particelle invece non si possono muovere, subiscono le compressioni e le rarefazioni da parte delle particelle che stanno intorno a loro.